No, vabbè, ho visto una partita veramente bella, l'ho vista bene, una manovra fluida, siamo andati al tiro forse 15 volte, salvataggio del portiere, salvataggio sulla linea, anche un rigore negato, insomma, a prescindere dall'episodio ho visto una squadra viva, una squadra che ha creato tanto e veramente abbiamo messo sotto un Alessandria che comunque è una delle compagini in Serie C, penso più forti e meglio attrezzate, vista anche la rosa a disposizione. Quindi certo, è sempre calcio d'agosto, ha preso tutto con le pinze, il Lanciano è ancora un cantiere in divenire, in costruzione. Però ho visto veramente uno spirito giusto e anche la voglia di fare, tatticamente l'ho visti molto messi bene. E ormai tutte le maggiori vittorie, le più grandi soddisfazioni ce le siamo tolte da questo modulo, però non è detto che non si possa cambiare in corsa, ecco. Presidente, prima D'Aversa si complimentava con i suoi uomini, però alla domanda sul calciomercato ha detto quello ci pensa la società. Siccome Guglielmo Maio è la società, che cosa ci dice? Che stiamo pensando al calciomercato? Beh, ovviamente è normale che si vede che siamo pure contati, però anche la scoperta di vari giocatori, di altri giocatori che avevamo pure l'anno scorso in altri ruoli, si vedono i frutti, no? Lo stesso Mame è una forza della natura come prima punta, no? Ma pure Leonardo Gatto, ho visto. È ovvio che si sta costruendo la squadra e quindi fino al 31 agosto c'è tempo, abbiamo tanta carne a cuocere sul fuoco e penso che qualcuno arriverà presto. Sì, una bellissima soddisfazione. Ormai penso che per fortuna, e teniamocela ben stretta, la città di Lanciano è abituata ormai a questi palcoscenici e quindi sembrerebbe quasi normale, ma effettivamente giocare con il Genoa a Lanciano è una soddisfazione enorme.